Siamo alla Villa Comunale di Adano, i mercatini di Natale oggi sono stati realizzati dall'Istituto Comprensivo Canonico Bascetta di Adano, tanta animazione, tanta allegria, sapore prettamente natalizio. Preside, ci racconta allora cosa avete organizzato qui alla Villa, nell'area mercatale? Allora diciamo che abbiamo approfittato di quello che è il clima natalizio, che riscalda i cuori di letizia, di gioia, di serenità, per attuare una proposta che è nata innanzitutto dai genitori del nostro istituto, sorretti e supportati dai docenti, nonché dai nostri alunni protagonisti al 100% di questa manifestazione. Natale sotto l'albero, che ha previsto appunto la realizzazione di manufatti che sono stati esibiti, mostrati all'interno di quest'area mercatale, e hanno messo insieme quelli che sono stati momenti di gioia, di collaborazione, di condivisione nella realizzazione appunto dei vari manufatti, ma in modo particolare nella realizzazione di canti anche da parte di un coro, dei genitori, canti proposti dagli alunni, dai bambini, anche dei più piccolini della scuola dell'infanzia, nonché da parte del corpo docente. Quindi tutti si sono cimentati in questo clima di gioia e di serenità per dare maggiore esempio, emblema di quella che è la sinergia e la collaborazione tra scuola, famiglia e territorio. L'amministrazione comunale ci ha supportato appunto concedendoci anche di poter utilizzare quest'area, e il tutto si sta svolgendo nella massima armonia. Abbiamo visto anche le scene della Natività, un piccolo presepe vivente realizzato dai ragazzi. Chiaramente non possiamo dimenticare che il momento magico viene fuori proprio dal ricordo di quella che tra le feste più belle della nostra tradizione religiosa, e quindi abbiamo realizzato un presepe vivente proprio utilizzando i piccolissimi protagonisti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria in modo particolare.